Vediamo allora altri tipi di grafici non necessariamente legati a barre o a linee. Uno l'abbiamo già citato prima, quando abbiamo visto un possibile uso improprio dei diagrammi a barre verticali o anche orizzontali, quello dell'analisi del numero di fumatori e non fumatori in una certa popolazione studiata. Allora, abbiamo visto che è possibile usare un diagramma a barre verticali, barra dei fumatori, barra dei non fumatori. Addirittura è possibile anche usare quella barra orizzontale per vedere come sono distribuiti, qual è che ne ha di più, qual è che ne ha di meno. Però visto che si tratta di una suddivisione esprimibile poi in percentuale di una totale che vado a vedere, una suddivisione, io ho suddiviso la popolazione in, ha molto più senso usare il famoso diagramma a torte. Dal termine pie americano, si chiamano anche pie chart. Un diagramma a torte dà un'idea visibile, efficace, della suddivisione anche percentuale delle due fette, si tratta proprio di fette. Questo nel caso di due parametri monitorati, ma potrebbero essere tre o quattro, potrebbe essere i fumatori poi divisi a chi ne fuma 5 al giorno, a chi ne fuma più di 15 o così via. In ogni caso, l'uso più corretto in questa situazione dei diagrammi è quello del diagramma a torta. Dopodiché ci possono essere altri tipi di dati che raccolgo in cui si va a vedere due parametri normalmente nella speranza di capire se sono collegati oppure no. E si cerca poi di valutare con strumenti che vedremo il grado di correlazione. Per esempio, se io vado a misurare in una popolazione di persone l'altezza e il numero di scarpe che porto, no? Cosa viene fuori? Viene fuori una situazione di questo genere, che non c'è una dipendenza perfetta, cioè io tot di altezza, tot di numero di scarpe, c'è una certa dispersione dei dati, però è evidente con appunto delle tecniche che vedremo che c'è una specie di correlazione, si può immaginare che anche se non viene seguita con precisione c'è una specie di diretta, di linea che mi fa vedere che aumentando il numero di scarpe nuovamente l'altezza della persona aumenta pure lei, c'è una correlazione. Poi ci può essere, vedete, il caso di questa persona qui che ha un numero di scarpe alto ma è più basso di questo che è più alto e non ha una scarpa più piccola. Però in queste eccezioni comunque c'è il cosiddetto trend, la tendenza. Questi diagrammi appunto si chiamano a dispersione, perché i dati non sono perfettamente allineati, ma li sono un po' sparpagliati. Su Excel, quando chiedete un grafico, tra le varie possibilità c'è questo termine, dispersione XY, che viene usato anche se io voglio, per esempio, usare il grafico di Excel per vedere il grafico di una funzione. Io ho l'equazione di una parabola, voglio vedere come fa questa linea, c'è il modo di farlo, lo si vede un po' complicato, ma è possibile. Il grafico da scegliere è questo qua, dispersione XY, cioè come sono distribuiti, sparpagliati le varie unità statistiche che vado ad analizzare rispetto a due parametri X e Y. E poi c'è l'ultimo. L'ultimo è il più complicato, quello dei diagrammi radiali. Quello dei diagrammi radiali è il meno usato perché forse non se ne capisce bene l'utilizzo, ma in realtà non è niente di complicatissimo. Un diagramma radiale è un diagramma in cui da un centro radialmente si riportano tramite la distanza, appunto il raggio dal centro di riferimento, si riportano dei valori su varie direzioni in cui io vado a mettere vari caratteri.
deve essere una situazione in cui ci sono vari, perché non ne bastano nemmeno due o tre, ce ne vogliono 4 o 5, eccetera, se no non ha molto senso usarla. Vari caratteri indipendenti fra loro, non devono c'entrare niente, non ci deve essere un ordine, perché per esempio io posso usare, cliccare con Excel su diagramma radiale quando sto guardando la situazione di prima del consumo dell'energia elettrica, potrebbe avvenire un diagramma radiale in cui ci sono i 12 mesi, si può fare una cosa del genere, ma normalmente non serve. Se c'è un'evoluzione temporale è meglio metterli in orizzontale le cose. Se però i vari gradi sono indipendenti, non c'è una logica che metta uno prima dell'altro. Per esempio, io voglio indagare cosa succede in una classe e poi magari ogni singolo alunno rispetto alle 10 materie che ci sono in pagella. Le materie, a parte il numero di ore, che ce n'è, più importanti, meno importanti, che hanno più peso, meno peso, ma le materie, nel principio, non è che ci sia un ordine, potrei metterle in ordine alfabetico. A me interessa vedere la situazione e poi confrontare la situazione del singolo alunno con la media della classe. Allora, è una situazione di vari caratteri che sono indipendenti. Ah, naturalmente carattere a modalità quantitativa, si parla di grafici, le qualitative in questo caso non c'entrano. E allora, cosa vuol dire? Che io prendo le mie 10 materie, supponiamo che siano visualizzabili in queste, dunque, per farne 10 devo fare, diciamo, la prima 5. Poi le suddividiamo in metà ciascuno e qui ci mettiamo, che ne so, italiano, storia e geografia, li selezioniamo assieme, storia e geografia, inglese, matematica, scienze, puntini, 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 andiamo a finire con, non so, educazione fisica. Io qui la distanza dal centro l'associo al numero, al voto che c'è mediamente nella classe e scopro che, non so, di italiano siamo qua, di storia e geografia siamo qua, di inglese siamo qua, di matematica andiamo malissimo, c'è un carbone e un professore ovviamente, scienza andiamo bene e via di seguito. Poi naturalmente non tutti degli atleti hanno tutti 9 di educazione fisica, ogni tanto succede. Se io unisco i puntini, cosa succede? Mi viene qualcosa di diverso di solito da un poligono regolare, no? Viene una cosa un po' spostata che mi fa vedere i buchi, le carenze, solo per esempio in matematica, c'è più basso il voto medio della classe, l'educazione fisica in questo caso che ce l'ha più alto, eccetera. E poi, se questa è la media della classe, io prendo il singolo alunno e vedo come va. Il singolo alunno, per esempio, praticamente cosa si vede? Che rispetto alla media della classe è più bravo, un po' più bravo in matematica, un po' meno in storia, geografia e educazione fisica, un po' meno bravo in questa, un po' più bravo in questa. E ciascuno potrebbe, a partire dal grafico fatto sulla media della classe, riportare i suoi segmentini e vedere com'è rispetto alla classe, rispetto alla media della classe. È un diagramma un po' complesso, però ci permette di vedere su tutta una serie di caratteri, da 3 in poi, confrontati uno sopra l'altro, due situazioni o più situazioni differenti. È una cosa, appunto, abbastanza sofisticata, ma facile poi alla fine da utilizzare graficamente. E con questo direi che i grafici li abbiamo visti tutti. Possiamo passare al prossimo gruppo di video lezioni.